Volete provare il nuovo colore disponibile in OP03? Desiderate padroneggiare un deck che vada di controllo puro sulle vite avversarie, fornendovi un vantaggio pressoché sleale? Quale sarà il leader che potrà rispondere alla chiamata imponendo il suo potere nel meta attuale? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando il giallo ha fatto la sua comparsa, tre sono stati i leader disponibili, due puri ed uno misto, rappresentati rispettivamente da Katakuri e le due versioni di Big Mom. Proprio il primo tra essi ha visto un largo utilizzo rispetto alle restanti due, montando un deck di tutto rispetto che ha dovuto cedere il passo unicamente ai colossi Zoro e Barba. Ma dopo la promozione della Limited List, il vice di Lin Lin ha preso coraggio, iniziando a mostrare le sue qualità in un meta che tutto è al momento, tranne che definitivo. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante. In questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione. Grazie ancora in anticipo, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme la lista del mazzo di Katakuri giallo. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo come sempre dal leader, che con i suoi 5000 punti forza, quando attaccherà assegnandogli un don, vi permetterà di guardare fino ad una vita dalla cima o dal fondo della zona dedicata al vostro avversario o la vostra, riposizionandola poi nella medesima posizione o invertendo la scelta. Una volta fatto ciò, egli guadagnerà ulteriori 1000 punti di forza. Quindi diverrà con un solo don un 7000, pronto a minacciare sufficientemente ogni cosa sul quale poggerà lo sguardo, ed avendo 5 vite a supporto, essendo monocromatico, sono certo che darete molto filo da torcere al vostro rivale. Quindi, dopo aver visto di cosa sarà capace il leader, procediamo addentrandoci come al solito nel compartimento blocker, che vedrà unicamente una carta farne parte. Le due copie di Charlotte Brûlé apriranno questa profile. Semplicemente un primo scudo difensivo per arginare nel migliore dei modi le offese rivali. Fine, questo deck non disporrà di altre fonti protettive, perché seguirà una strategia a sé stante che vedremo fra poco, e le due presenze di Brûlé vi torneranno utili di certo in casi dove vorrete starvene più che tranquilli, senza rischiare ribaltamenti di fronte improvvisi che potranno cogliervi impreparati. Consideratela come una sorta di assicurazione. Quindi, detto ciò, prendiamo in esame le prime 4 carte di 8 che rappresenteranno per questa lista il motore di ricerca dell'intero deck. Charlotte Pudding, in 4 copie, aprirà questo settore. A costo 1, con 2000 in termini di potenza, quando entrerà in gioco vi permetterà di visionare le prime 4 carte dalla cima del mazzo, rivelandone una tra esse contratto Big Mom Pirate, che non sia la stessa Pudding, o Sanji, aggiungendoli alla mano, riposizionando le restanti 4 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. Eccellente per andare alla ricerca di quei personaggi che vi torneranno utili per lo svolgimento strategico dell'intero match. Ora, dopo aver visionato i blocker e chi vi permetterà di cercare risorse nel minor tempo possibile, parliamo del supporto difensivo attraverso counter più 2000, che vedranno ben 12 personaggi assolvere a tale compito. Streusen, in quadruplice copia, aprirà le danze. Costo 1, con a supporto 1000 punti di potenza, una volta che entrerà in campo vi permetterà di scartare una carta con effetto trigger, andando di seguito a distruggere un personaggio rivale con costo pari a 1 o inferiore. A differenza della profile di Arlong, qui questo character potrà essere utilizzato sia come più 2000 sfruttando la fase difensiva insita che possiederà, che per distruggere alcune risorse fondamentali per deck come quello di Trafalgar, che rallenterà di molto, se non definitivamente, l'accumulo di personaggi sotto il suo controllo, vanificando quindi il suo effetto di scambio. Un'arma a doppia lama che potrà tornarvi utile a seconda della situazione che vi ritroverete ad affrontare. Sanji, anch'esso presente in 4 copie, vi permetterà quando attaccherà, assegnandogli 2 don, di aggiungere una vita dalla cima o dal fondo della colonna ad esse dedicata in mano, aggiungendo di seguito una carta dalla cima del deck alla pila delle vite. Fondamentale, ed il motivo è semplice, vi permetterà di ciclare il deck aggiungendo sempre forze fresche alle vite, evitandovi di rimanere senza carte in mano nelle fasi iniziali e centrali di un match.
altro quartetto per Pudding a costo 2. Con i suoi 3.000 punti di forza, ella potrà, una volta entrata in campo, consentirvi di guardare una carta dalla cima o dal fondo delle vite avversarie, riposizionandola poi nella medesima posizione o invertendo la scelta. Un paio di volte ho deciso di utilizzarla per assicurarmi la protezione parziale dei character presenti sul terreno, visionando un jet pistol pronto per l'innesco. Carta situazionale che, a seconda della dinamica di gioco che affronterete, vi permetterà di regolarvi di conseguenza. Prima di visionare la forza bruta del deck, volevo inoltre segnalare la presenza di 4 Shirahoshi, che con i suoi 0 punti di attacco a costo 5 potrà sinergizzare al meglio con l'effetto di Streusen, essere giocata gratuitamente attraverso l'effetto trigger, permettendovi una volta in campo di pescare 3 carte dalla cima del deck, scartandone di seguito 2 dalla mano, o fungere da semplice counter più 2000. Personalmente non mi dispiace, ma all'occorrenza potrete sostituirla con altrettanti Katakuri a costo 4 se desidererete fornire un fattore di aggressività in più all'intero deck. Quindi passiamo, dopo aver esplorato i compartimenti che opereranno nelle retrovie, all'artiglieria pesante che vi permetterà di seminare il panico tra le fila rivali. Charlotte Perospero, in quadruplice copia, ci darà il benvenuto nel reparto offensivo. Costo 3 con 5.000 punti di forza, l'arciere, se verrà messo KO, vi permetterà di visionare le prime 3 carte dalla cima del deck, rivelandone di seguito una con tratto Big Man Pirates da aggiungere alla mano, riposizionando i restanti 2 in fondo al deck nell'ordine che vorrete. La presenza di un trigger, inoltre, vi permetterà di giocarlo immediatamente in campo se scarterete una carta dalla mano. Questo personaggio rappresenterà l'altra metà del reparto di ricerca assieme a Pudding. In più esso avrà un valore intrinseco inestimabile, dato che una volta distrutto vi garantirà la possibilità di essere sostituito con altri membri della medesima ciurma di appartenenza. Charlotte Cracker, anche in questo caso presente in 4 copie, guadagnerà 1000 punti di forza ed un pericolosissimo double attack se possiederete meno vite del vostro avversario assegnandogli un singolo don. Costo 4 e 5.000 punti di forza, il biscotto salato possiederà anche una utilissima abilità trigger, che come per Perospero vi consentirà di giocarlo a costo 0 scartando semplicemente una carta dalla mano. Tenetelo sempre a mente per eventuali chiusure che vi permetteranno di portarvi a casa il match. Il duetto di Charlotte Smoothie farà strage di personaggi nemici. Costo 4 e ben 5.000 punti in termini di potenza, quando attaccherà potrà guadagnare ulteriori 2.000 punti di forza se andrete ad aggiungere una carta dalla cima o dal fondo della pila delle vite alla mano. In più anche in questo caso ci sarà un trigger che riprenderà lo stesso effetto di Cracker e Perospero, un elemento che potrà tornarvi sicuramente utile per forzare degli eventuali blocker rivali, penetrando poi come una spada diretta alle vite avversarie con assalti molto più potenti. Daifuku, in duplice copia, a costo 4, con 5.000 punti forza, quando attaccherà assegnandogli un singolo don, riprenderà lo stesso effetto di Sanji, con l'unica differenza che la prima carta che andrete a prendere dal deck dovrà essere posta in cima alla pila delle vite. Il più delle volte non mi è tornato utile, ma quando lo ha fatto ha fornito ossigeno prezioso andando a contrastare lo stallo da parte del mio avversario, permettendomi delle ripartenze fulmine che mi hanno permesso di ribaltare la situazione, vedendomi infine uscire vincitore del match. Baron Tamago, in doppia copia, fornirà quel pizzico di aggressività in più all'intera strategia offensiva del deck. Con i suoi 6.000 punti di forza a costo 4 si tratterà di un semplice personaggio senza effetti. 4 donne esauriti per un 6.000? Di certo un ottimo compromesso. Triplice copia per Charlotte Lin-Lin a costo 7. La carta dello starter possiederà ben 8.000 punti di forza e quando metterà piede in campo permetterà al vostro rivale di effettuare una scelta, scartare una carta dalla cima delle proprie vite o permettervi di aggiungerne una alla vostra prendendola dalla cima del deck. Pericolosa soprattutto nelle fasi centrali del match, dato che nel late game, in caso il vostro avversario non possiederà vite, la sua scelta potrà comunque essere perderne una, vanificando così appieno il suo effetto. Duetto per Katakuri a costo 8.
con i suoi 8000 punti in termini di potenza, una volta che entrerà in campo vi permetterà di piazzare un character con costo pari ad 8 o inferiore, scoperto, in cima o in fondo alla pila delle vite del proprietario. Una delle gialle più forti del momento, dato che la maggior parte delle carte cardine di altri deck rientreranno appieno nel mirino dell'abilità di questo personaggio. Infine, le 4 copie di Lin Lin, costo 10, chiuderanno il reparto character, con un pericolosissimo valore di forza pari a 12000, quando il membro dei 4 imperatori verrà impiegato in campo, vi permetterà, se il leader che controllerete avrà il tratto Big Man Pirate, di piazzare una carta dalla cima del vostro deck nella pila delle vite, costringendo poi il vostro avversario a scartarne una dalla propria. Decisiva in molti match, giocarne una dopo l'altra, e posso assicurarvi che potrà succedere più di quanto immaginerete, rappresenterà un vantaggio davvero sleale ai danni di chi vi giocherà contro, mettendovi al sicuro in situazioni pericolose e rappresentando allo stesso tempo in late game una chiusura più che valida per raggiungere la vittoria finale. E così, dopo aver visionato appieno il dipartimento personaggi, passiamo agli eventi, che vedranno due carte che durante l'arco di un match andranno sia a potenziare la parte difensiva che offensiva dell'intero deck. Le 3 copie di Ikoku Sovereignty ci daranno il benvenuto in questo settore event. A costo 2, durante la fase counter, potrete aumentare di ben 5000 punti il valore di forza di un character o leader sotto il vostro controllo. In più, la presenza di un trigger vi permetterà di aggiungere una carta dalla cima del deck in alto alla pila delle vite se ne scarterete altre 2 dalla mano. Personalmente ho utilizzato sempre la sua abilità proteggendo elementi presenti sul campo di battaglia che mi sono poi tornati utili per la manovra offensiva, ma ho visto giocatori innescarne il trigger garantendosi così una sicurezza in più. A voi spetterà la scelta durante un incontro. Infine, la duplice copia di Thunderbolt chiuderà questa decklist. Anche qui a costo 2, durante la vostra fase principale, potrete mettere KO un personaggio rivale con costo pari a 5 o inferiore se scarterete una carta dalla mano. La sua abilità Trigger, inoltre, ripeterà lo stesso effetto principale, ma senza privarvi di alcun elemento da mandare nella pila degli scarti. Praticamente una specie di Jet Pistol sotto mentite spoglie. Molto forte anche se utilizzata naturalmente grazie ad elementi come Shiraoshi, che potranno fungere benissimo come tributo da pagare, innescandone di seguito l'abilità. Quindi, dopo aver visto l'intera lista, passiamo ora a qualche strumento utile per conoscere meglio il mazzo, ponendoci come sempre la solita prima domanda. Come funziona questo deck? La manipolazione delle vite avversarie e le vostre sarà il cardine fondamentale di questo mazzo, e attraverso la dinamica introdotta proprio nel giallo in OP03 potrete creare molti problemi alle linee rivali agendo direttamente dall'interno. Per la fase offensiva avrete la buona metà del mazzo che vi tornerà utile allo scopo, partendo da Perospero, passando per Cracker, Smoothie, Daifugo, Tamago, chiudendo con i pezzi grossi rappresentati dalle Lin Lin e dai Kata character costo 8. Insomma, niente male per far davvero paura alle difese avversarie. Per quella difensiva invece avrete unicamente le Brulee, che rappresenteranno un fievole barlume di bastione pronto a difendervi come meglio potranno, ma le varie abilità delle Big Mom e compagnia cercheranno nel migliore dei modi di sopperire a questa mancanza. Trattando invece l'argomento mano iniziale, le carte must have da avere saranno di certo le Pudding, per la ricerca di elementi che potranno tornarvi utili a seconda delle fasi che vi ritroverete a giocare, Sanji, che scendendo in campo a turno 1, appena attaccherà vi rifornirà di carte sempre fresche pronte per essere giocate, gli Streusand per il counter più 2000 o all'occorrenza per essere spedito in campo attraverso eventuali Trafalgar e qualche blocker o event che non guasteranno mai. Se sarà così potrete procedere tranquilli, in caso contrario, mulligan ed incrociate le dita. Parlando di matchup invece, ve la vedrete brutta contro Zoro, che anche dopo la limit se ne è praticamente infischiato, tornando ai vecchi fasti di una volta. Lucci, che avrà la possibilità di impensierirvi con il suo doppio attacco nelle fasi finali, e altri Katakuri. Fate attenzione anche ai Barba, che, sì, sono stati feriti, ma mordono ancora. E alle Nami. Perché sì, se in grana ci sarà poco da fare, deck a zero e sconfitta assicurata. Mentre per tutti gli altri leader ve la caverete abbastanza, anche se non sottovalutateli mai. Ad esempio contro Crocodile Blu credevo fosse una passeggiata, ed invece ho sudato parecchio prima di perdere malamente.
Per la win condition, quella che ho testato personalmente è stata 2 o 3 Big Mom costo 10 di fila e attacco pesante turno dopo turno. Mi rendo conto che non potrà essere sempre così, ma di sicuro la mamma, una mano non indifferente, ve la darà. Infine, per la fase counter ci saranno 12 più 2000, vedasi Sanji, Pudding e Streusen, più altri 20 più 1000 che vedranno Broly, Pudding, Cracker, Smoothie, Daifugu e Tamago, che converrete con me saranno più utili in gioco che in mano. Nel mazzo saranno presenti due blocker che cercheranno di svolgere al meglio il proprio compito, 12 personaggi con valore di counter pari a più 2000 e 20 con valore pari a più 1000, una fase offensiva tra le più forti al momento in gioco che manipolerà come vorrà le pile delle vite di entrambi gli aspiranti re dei pirati e molto altro ancora che spetterà a voi scoprire attraverso match sempre più avvincenti. Prima di concludere, qualche informazione di base in più sull'utilizzo del deck. Katakuri idealmente performa di più se parte secondo, questo perché ha diverse carte che, in una curva di Don, potranno essere incastrate al meglio, ma se non dovesse accadere, andrà bene anche per primi, grazie all'utilizzo di Pudding a costo 1 e al conseguente attacco per 7000 del leader, che potrà già da subito controllare eventuali trigger avversari se il danno passerà. Ho faticato discretamente per comprendere le dinamiche di Katakuri e tuttora non mi sono chiare al 100%, ma grazie alla pratica ho iniziato a coglierne il meccanismo, valutando con mano la vera potenzialità di questo leader che, a differenza delle Big Mom, di sicuro avrà molto da dire nel meta presente e futuro di One Piece. E voi vestirete i panni del ministro della farina di Totoland? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.